Ma per il momento si vede la sala, però. Perché c'è bisogno di far vedere. Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming. This will be quite a peculiar event. A bit real, so there will be something real, something digital, virtual, something Italian, something English. So a mixed event. And I thank you very much, the Consul General Fabrizio Di Michele, for being here. I think that his sensibility to our activities, cultural activities, is crucial in New York, and I leave him the floor. Grazie, grazie, thank you, Professor. And it's a pleasure to be here, as usual, but particularly today, because this is a very special event in many, many regards. First of all, you might have seen downstairs the impressive quality of these digital artworks that I want to buy immediately, but they are very expensive as well, I discovered, which already gave us a glimpse of the potential that digital art has. And of course, today we'll have a very heterogeneous panel of speakers. I'm really looking forward to listening to Undersecretary Sgarbi and then Elio and their dialogue, and many others, authoritative speakers, who will actually approach this issue from many different angles. And what comes to everybody's mind when we think about digital art and its potential is the added value of accessibility. The very fact that today we can, thanks to technology, have access to artworks that usually you could see only traveling to a place. Of course, some people might argue, but this is not like the authentic artworks, and I would still prefer to go and see the authentic artworks. But if I cannot, this technology today allows and make accessible to everybody these masterpieces. And I, as an Italian Consul General, I'm particularly happy for the fact that we are showing here, thanks to Professor Finotti, some excellences of some masterpieces of Italian art, which very hardly we could bring here. And this through an excellence of Italian technology. So this is a combination of art, culture, and technologies, which is 100% Italian, and we're doing here in New York, and we are very proud of this. So thank you all for being here and looking forward to this debate. Grazie. At this point, I would love to introduce Mario Calvo Platego, but he is not here. As usual, he will speak about the link between art and business. The following speaker should be, and he's here, Alain Delcan, who I know has some hesitation about this new horizon of the digital art. There is also
I think something to consider that digital art is not only about reproduction but also about production of art. We have a room, the so-called Galleria Borghese, where you find new works of art, because like the marble in the past, so the same way the digital system is something that should be molded by the artist. And Alain is in New York, very, very well known, not only because of his books, his novels, his articles, but also as the president of the FIAC. And so he knows very well the problems linked to the movement of ancient masterpieces, because the FIAC actually promoted the travel of many wonderful works of art and the restoration of many wonderful works of art. One of them was also exhibited here in the Institute, some other prestigious institution. So at this point I leave the floor to Alain Elkann. I apologize because I'm not very prepared for this speech, but yes, you know, I want to say something. Watching La Canestra di Frutta of Caravaggio, who's exposed there, I'm lucky that we at least have one Canestra di Frutta in New York, because I spent 8 years with the Free Collection first and Morgan Library to try to have the original Canestra di Frutta in New York. And we had a very long trattativa, as we say in Italian, with the Ambrosiana, the Library Ambrosiana that owns or has in custody the masterpiece. And at the end, we were able to find a solution. So the Biblioteca Ambrosiana said yes, and Colin Bailey of the Morgan Library was very enthusiastic, and they started preparing the exhibition. And then the Sovrintendenza of Milano said yes, but the Canestra cannot go. So I had to go to see the Minister of Culture, the Director General of the Ministry. This was June, beginning of June. And they say, you know, to smooth the corners is not very easy. But mid-September they called and they say, you know, you have the permission. And we can sign on Tuesday. So we were very happy. Colin Bailey was very happy. The Fort Worth, the Kimball Museum in Fort Worth was very happy. And then on Monday evening, we receive a letter from Cardinal Ravasi, the Minister of Culture of the Vatican, says that the Supreme Council of whatever has judged that the Morgan Library didn't have the proper scientific qualification to have a painting like this, and therefore they said that the council, he would have said yes, but the council sadly said no, so the painting cannot go out of Italy. So I called the rector of the Ambrosiana and I said, but don't you depend from the Archbishop of Milan? And he said, yes, of course, can't we do anything? And he said, the Archbishop of Milan has no good relationship with the Vatican. So I said, And he said, you know, the Pope has made Cardinal the Archbishop of Como, but he didn't make Cardinal the Archbishop of Milano. So you understand that this is a religious problem. That's why the Canestra di Frutta cannot be
now as it should be at the Morgan Library in New York. So this is a little episode to tell you how difficult is the role of FIAC and how sometimes it's difficult to have original paintings traveling for an exhibition or for a solo show in the museums. We did well as FIAC because we, over the years, we have been able, you know, struggling to bring to the United States many Italian masterpieces from the Fornorina to the Antea, the Parmigianino, La Schiava Turca, and I don't know, La Vecchia, and some Piero della Francia. I mean, we brought Antonello da Messina and so on and so forth, but it was always steeplechase, you know, difficult, obstacles after obstacle, and that's our job, but sometimes it doesn't function. So it's good to see that there is another way of at least showing in a very well-made way these masterpieces. I agree with Fabio that it's difficult to judge because new works and old works are not the same. So new works, obviously, it's an art like another, right? So we have seen downstairs a few things of new works, and this is really nice and interesting. And it's a way, you know, in the world of today where everything is open, it's a great way, you know, it's an art like the other. Then one can judge if he likes it or doesn't like it, but I mean, I think it's an interesting thing. For the old works, it's certainly good for the museums, you know, to be able, if they can't show the painting itself, to have another way to show them. Now, obviously, I believe that you cannot, you know, even if Professor Finotti was saying before, and it's not the only case, that if you go to the Louvre in Paris and want to see La Gioconda, which is the icon of the museum, you have to go through plexiglass and there are lots of people and a queue, and it's very difficult to see. But, you know, the people who went up the Mount Everest mountain or the climbed this very high mountains, they couldn't do it in a virtual way, you know, they had to go there and climb the mountain. So I believe that if you want to see La Gioconda, or if you want to see La Pietà di Michelangelo, or if you want to see whatever, you know, many masterpieces that are in the Italian museums, you have to go to Italy. You have to visit the museums, and you have to have the real experience of the painting itself. Because, of course, La Canestra di Frutta that is in Milan, as it cannot move, it's worth the trip. One thing doesn't kill the other. And this is a little bit like the whole world of today, right? Is it artificial intelligence good or bad? It depends the way you use it. Is the computer good or bad? It depends the way you use it. You know, if your children spend 18 hours a day in front of a computer, it's not very good. If you completely rely on the artificial intelligence, it's not very good. And so I believe that there is still one component of the human person that is important, which is common sense, which should be taught, you know, how to use these things. And one thing doesn't, normally you want always opposites, right, to make a war, one against the other. There's no against. Two things can live together, right, and have a different use, a different experience. I believe if someone is lost in a village of China and he can have an experience like this, and he can never in his life go to Florence or to Venice or whatever, Parma, it's much better than nothing. And as I heard before, the quality of these reproductions is extremely good, and we'll have an example downstairs, but it will be better and better. So this is a technique, a science, whatever, that will increase. But I take the opportunity in this
place, and the eve of tomorrow's speech on the Giorgio Bassani, what is a panel, I, for many years I thought with, next to Professor Finotti in Philadelphia when he was the head of department. I have here my friend Anthony Tamburi, who is also a very distinguished professor, and probably others. The point is that even if science and technology are extremely important nowadays and extremely popular, we have to defend humanities. Because if we don't defend humanities and we don't defend that kind of culture, we don't defend the human person. And one day artificial intelligence will win against man, right? And man will be self-destroyed. So I believe that we should really campaign, as we did with Finotti, Tamburi and others, to insist on the importance of humanities. And so I insist of the importance of the original painting, the original work, and I insist on the difficult, you know, I mean, to learn is difficult. I mean, these professors you have here, they didn't become professor like this, you know, they had to study, to be humiliated, to prove, and to win, right? So I believe that even if it's expensive to go to Italy, if it's sometimes difficult, if entering into museums is not always easy, and blah, 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 it's a unique experience to be in front of the real masterpiece, right? Whatever it is. So this experience is extremely interesting. We are glad and happy that you are here and that you do this and that you will improve on that, because it will be good to make people aware of the masterpieces, but the people should still go if they can to see the real one. And obviously it would be much better if works of art, when it's not a religious problem or a political problem or a stupid problem, if the work of art is capable to travel, I think Fiat will keep on doing its mission, which is to try to bring to the United States some masterpieces that are difficult to come, but as we said, as said before, difficulty should not stop. You know, we have to keep on doing, and maybe one day we will be able to bring the original Canessa di Putta, who knows, if the problem is solved. So I really hope that FIAC will keep on going in its ventures and experience, because to have the original in New York, in one of the great museums, I think it's a unique opportunity for people who cannot travel, because it's not only a question of money, it's a question sometimes of health, opportunity, people cannot move. And so if we can bring them the real thing, it's better. But in the meanwhile, this is also excellent. So thank you very much for being here today. As I said, digital art can be a place of creativity, not only of reproduction. And I would like to invite Mario Calvo Platero to speak about business and art. As president of Jay and Palazzo Strozzi, so you mixed two different schizophrenic personalities. And I play the guitar also, just to add. Well, thank you for having me. Fabio, it's great to be here. Consul General, friends, Alan, lovely to see you. And I have to say, I have to immediately agree with Alan, because the emotion that the original work of art brings to an exhibit and to the viewer is extraordinary. At Palazzo Strozzi, I chair Palazzo Strozzi US here, we had an exhibit on Donatello this past year, which was the best exhibit of Donatello ever made. In fact, the director won the prize in London for the best exhibit in the world of 2022. And the emotions of traveling through these objects
see the bronze doors, see how he started to bring sculpture to a different level, can only be done with a direct experience. So having said so, that exhibit will never happen for the next 100 years, probably. It was in Florence. I totally agree again with Alain about the importance of humanism and how important it is to keep it alive. That is one of the missions, by the way, of Palazzo Strozzi here in the US. We have organized a competition, a high school competition, for high school children to study the Renaissance. And they have an essay that they have to do. We are partners with the New York Department of Education, with Los Angeles Department of Education, Detroit. And we send, in the end, 18 winners to Florence to study the Renaissance. And we do this because in the public school system in America, the Renaissance and therefore humanism is not studied. So I think that the second best would be to have this kind of incredibly well done reproductions of work of art, probably built around a theme that of course would be of interest for us, for example, certain period of the Renaissance, of how humanism came about in Florence. And then you bring it to hundreds of cities in the world. And therefore we bring a message which is not only about this specific works of art, but it's also about the history of a country and the history of a movement that through humanism brought the Renaissance, and the Renaissance gave birth to the Enlightenment, and we are now all children of the Enlightenment. So there is a direct line, a direct connection that people tend to ignore, you know, at the present time. So to be able, I think, if I can give a suggestion, I saw the works of art before, they're beautiful, they're well mounted, and if there was a theme that was related to humanism and how it evolved, and therefore people can go and learn and see the second best, not the original, but get an idea, a distinct idea of what that work of art is, I think it's certainly very, very, very important. But the digital world in the art world, this is just a spicchio, as we would say in Italian, what we have seen downstairs, because there has been an explosion of digital art. I mean, it started in the 60s and then it evolved, and again, not to constantly mention Palazzo Strozzi, but we had an exhibit on digital art this past year, which was quite successful. And they have even created a list of words that people should know, of terms that people should know in the digital art. So what is the digital art? Of course, the digital art, it's using digital technologies, and it allows an artist to express himself or herself in a different way and with a different media. And you all, I'm sure, have seen videos, have seen light games, and so on and so forth. A derivative of that is the crypto art, which is devoted to works of art that are linked to each other by the blockchain. And the blockchain is the latest of, you know, several years, of course, but route around which all the crypto world goes around. And it promises a huge revolution. It has not happened so far. But the blockchain is a ledger that keeps track from the beginning of the production of an object until it's done in the end. So you could have a blockchain for a piece of chocolate that starts from the cocoa
fruit in Central America, and that arrives at the factory of Ferrero. And everything is listed and guaranteed. So that allows to guarantee the originality of that particular product, or in this case, work of art. And so, you know, the direct consequence of that has been the NFT, the so-called non-fungible token. And non-fungible token is the latest representation of digital art and digital work. But I go ahead. The other definitions that we had were wallet, because in order to create or to buy an NFT, or you need cryptocurrency, you need an electronic wallet. Minting is how do you produce this work of art, which is original and digital, and you have the guarantee, and so on and so forth. You know, there are smart contracts. So that's why there is a business side to this, which translates into value. Art galleries are now focusing a lot on the digital art and the world of the digital art. And I would like to stay for a moment on the NFT, which is the work of art that has made more sensation. There was a funny story of a journalist from the New York Times called Kevin Roose, who decided to write a story on how an NFT is built and done from the beginning to the end. What is it? What is the business environment that allows the system of guarantees, of payment, and of originality to be there? And so he then decided to do an NFT of this article and to sell it on the market. And so there is this frame of this article, and he wrote in the article, I will put this article on the market for an NFT. And he agreed with the New York Times that they were going to do it in order to collect money for the funds of the needy. You know that the New York Times is always the funds for the needy. So he was very nervous when then the moment came and they did put it. You know, they ended up finding one of the blockchain that was active in this. They found a dealer that was dealing in this, and all of a sudden this piece of art. So a copy of the article, a picture framed in a very nice frame, was available for the best buyer. So of course he said, you know, I'm not an artist. I said, maybe I will get $5,000. We'll see, 20, 15. Back then in the news, you would have works of art that would go for hundreds of thousands of dollars of this NFT. Well, anyway, the auction started, and it was, of course, a digital and virtual auction, and the price started to go from 1,000, 2,000, 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, and it stayed there for a few days because the auction lasted a few days. And then it started to take off and went to 50, 60, 70, 100. To cut a long story short, it sold for $560,000. And the next moment after they sold, he had credited in his electronic wallet $500,000, which is not bad, let's face it. And he gave it, of course, immediately to the cause of the needy of the New York Times. So in this case, it was done for philanthropic reasons. But we know that there are cases, and I will just mention a couple of them, that made history in the art world and in art history. One is the Mike Winkelmann NTF, which the title is Every Day in 5,000 Days. So these artists that collected 5,000 pictures over a very long period of time of his artist life, put them together in a unique mosaic of these individual pictures and sold it at Christie's
put it at auction at Christie's. And I'm sure that many of you know how much it did go for. If anyone of you knows, please raise your hand. You don't say, because now I'm going to ask someone to say, well, guess how much it sold for. Guess, you. How much? No, one billion. You buy. Let's be realistic. It sold for $69 million, which is one of the highest prices ever paid for a work of art, for an individual work of art. $69 million. So, you know, unfortunately, works of the Renaissance do not go for that kind of money. There has been a revolution in the art world, and the collector was a collector from Dubai. Now, is it a sensation? Is it something that will stay? Is it really a new way of producing art? Well, we are experimenting. There was another case of another work of art, which is called The Merge. And The Merge was created by someone called Pak, which is really not someone. We don't know who Pak is. It's anonymous. So the idea is that there is a group of people working behind the computer to put together this incredible work of art that had 312,686 units. And there was an auction for this work of art. And every participant could take a piece of this unit and buy it. And so there were 28,000 buyers. And the total amount that was cashed in from the sale of this work of art was $91.8 million. So, you know, I'm mentioning these facts because they're clearly bringing a revolution. There is nothing that we can relate to as a painter that does his work of art and it's sold as a unique piece. We are moving into a new world that will be different, that we cannot ignore, that we may understand, like, dislike, but that in the end will become part of the future in the art world for sure. To the point that a traditional artist, Jeff Koons, who has the record for the highest price of a sculpture sold, the rabbit, which sold for $91 million for a living artist, decided to move into the digital world. And he's not done yet, but the decision, and that's why we have this word business into it, because business is part of the art world. We now have these major galleries, these global galleries, like Pace Gallery, Zwirner, Gagosian, of course. And that was a move that caught the art world by surprise when Jeff Koons decided to leave Gagosian and Zwirner, that were considered to be the most important global art galleries, contemporary art galleries, to go to Pace Gallery, which is also very, very important, but was not representing him. And the reason why is that the son of the founder of Pace decided to diversify into digital and develop lots of connections with California, with Silicon Valley, to try to see how his gallery could have a role into that. And Jeff Koons joined because he wanted to be part also of this new wave, even if he might have been considered a latecomer. And he has created a work of art which will be sold as NTF, so as non-fungible tokens, which I find it quite extraordinary. I had the privilege of seeing the design and the project and of this work of art, which will be delivered to the moon. So it will be the first work of art that goes to the moon and stays there as a work of art posed by humanity on the moon, certified by NASA and so on and so forth. So the work of art is conceptually very interesting. It's a cube, and the cube has
62 moons, small moons, more or less of this dimension, and each moon it's in its own little box, and has a different shade. So all the shades of the moon in the course of the monthly change are represented in these small moons. But each moon is also encapsulated into, as I told you, a small container, which bears a name. And the name is the name of someone who is dead, but that has been important for humanity. Because Kuhn says that, as Alain was saying, we cannot forget that we are human beings, and that if we go to the moon, and if we have the technology of doing so, we do it because there was a human brain behind it that was able to manage and control tools and machines and artificial intelligence. But in the end, the human being has to prevail always and forever. We have to defeat the idea that there is a risk that artificial intelligence will defeat us, as Alain was saying, which is very much present, of course. And therefore, the names that are posted in this collection of different moons are names that range from Leonardo to Platon, to Plato, to Plato, to Muhammad Ali, to Elvis Presley. So there are people, real people, that have had an impact on humanity with their force, either through their intelligence and their thinking, or by creating emotions with a song, or by creating emotion with a masterpiece, like Leonardo did with we mentioned Mona Lisa before, and so that. So this is to say, so I'm sorry, so the end is that there will be a camera up in space that will focus into this cube that could be open up, and it will focus into a specific moon, and there will be one single image that will be put up for sale, and you will have an NTF, which is guaranteed being of Leonardo or Elvis Presley or whoever you want, that will be symbolically representing many different things: the importance of humanity, the reaching out into outer space, but the constant in the end always is and will be the human being. I don't know for how much this will be priced. The launch to the moon has been postponed several times. It was meant to go up with the rocket of, guess who, Elon Musk. He may have some difficulties now, so maybe it's been postponed for that. But here you see the whole new frontier of the technology world, of the technology economy, of ideas moving us, the humanity, into new frontiers, coming together, in this case, with an artist. The cost, the only thing I know, is that just the cost of transmitting the picture taken in outer space back down to Earth, so that then can be worked and prepared and then sold as an NTF, it's, I think, $165,000. So I have to assume that each of these small cubes, picture of small cubes, will be quite expensive. And just to finish talking about Mona Lisa, yes, sorry, go ahead. Yeah. Well, it probably, yeah, as we were saying, you need the original, it's there, it arrived, and you know, the colors are totally different, and it's the original, it's up there in the moon, so that's why you want it. Yeah. I don't think that they will go for saving money in a project like that. But anyway, you know, but that's a good point. Yes, they could have done it before.
But talking about Mona Lisa, I happened to see the other day, and this will bring a little bit of envy, I think, to Alain and to his mission of bringing wonderful works of art to America. So it's an interesting show. Of course, I cannot remember the name of it. But it's a group of people that ends up going, actually it's a movie. They end up going into an island. And this man is very rich. He's like an Elon Musk, but he's not Elon Musk, and has this amazing house. And there is, of course, digital work of art, and gets 8 of his best friends to celebrate together a wonderful long weekend. And he brings them into a room. And into this room, they see a Mona Lisa. And so they say, listen, John, what bad taste, you know, why, you know, I mean, someone like you that always been original, to have a copy of the Mona Lisa in your villa in the Caribbean is not very good taste. And he looks at them and says, a copy? And then he tells the story that actually the Louvre was a bit in financial difficulties. And so they agreed, because there is always a price for everything, to lend him the Mona Lisa for private viewing for 2 months for about $300 million. But you know, what is that kind of money? Provided that he had all the security guarantees for the Mona Lisa to come back in very good shape. And he was showing how if someone dropped a glass, immediately glass would come out and cover it and whatever. So, you know, this is another example. It's not digital, but maybe this man made his money in the digital world. And looking forward, we don't know what our horizon will have for us. But certainly is evolving, and it certainly is evolving a lot in the digital world. I am barely understanding it and approaching it. I find the blockchain that is not delivering as much as people thought it would, but there is certainly a future, as we can see when an artist like Jeff Koons applies his amazing creativity into something that has a digital application. So thank you very much. And yes, if there are questions, I'm here. Dopo questions. So at this point, because we have very complicated schedule, there is the vice minister who should speak, but we don't know exactly what time. He should have spoken at 4:30, but I think he will be a bit late, and there will be also a conversation between Losi, who is not only the mind who inspired, who created Cinello, but also a writer. He wrote this nice novel, and the co-writer, Elio, I think that many of you know the singer Elio of Le Storie Tese, who is close to being I think in a connection with us. So at this point, I would love to call Franco Losi, if he is here and not somewhere else. Elio is connected. Wonderful. I'm not seeing anybody. But I don't see none of them. Okay. And I would like to ask Franco only to be ready to interrupt the connection. I think it's a better position there. When the vice minister is ready. Because I think that you can say also something about the difference between NFT and the work, but we interact at this moment to a different kind of creativity. Okay. But the difference, because the work, the
it's about really the digital world, but experienced in a literary way. So, please. Ok, yeah. Ci siamo. Yeah. Good afternoon. And so, if I well understood what Fabio was saying, I'm covering the whole in the meantime. And then I don't know, I can talk exactly regarding because I heard that there was a discussion regarding the NFT, that's been talking about that. And by just a few words on this matter, Cinello doesn't create a... Yeah, that is not nice. That is not nice, but I understand that he's the guy. Ciao, Elio. Ciao, ci siete? Sentite? Sì, sì. Tu sei stampato a tutto schermo di fronte alla platea, quindi ti vedono tutti di sicuro. Io sono okay, sotto allora, di te, quindi... Saluto a tutti. Se fai cadere la penna, io la posso prendere al volo, se vogliamo provare, così facciamo la prima esercizio del digitale. A parlare ecco, in italiano, spero. Sì, per il momento sì. Solo che devi sapere, Elio, che stiamo intrattenendo il pubblico in attesa che si colleghi anche Vittorio Sgarbi, quindi non so quanto riusciremo per questa prima fase, poi parleremo... Posso intrattenervi parlando della grande vittoria dell'Inter sul Milan, per non so, nella Supercoppa italiana. O altrimenti iniziamo a parlare del libro. Volentieri, cominci tu, Elio. Il libro? Sì, cominciamo a parlare del libro. Ok, allora bisogna dire innanzitutto che nasce tutto da una tua idea, perché è giusto dare a Franco Losi quello di Franco Losi, però è anche giusto dire che se non ci fossi stato io, forse questo libro non avrebbe mai, diciamo, visto la luce, perché tu sei partito da un'idea come al solito rivoluzionaria, che era quella della possibilità di trapiantare una testa e un cervello a un corpo umano. Da questa tua idea sono partiti non so quanti incontri in cui ci siamo messi a chiacchierare e a fantasticare su un mondo in cui alla fine ci siamo accordati sul fatto che in questo mondo fossero arrivate delle persone provenienti da un altro mondo e che queste persone fossero non tecnologicamente ma fisiologicamente collegate. E quindi questo, diciamo, è il tema del libro Wired e del mondo che abbiamo immaginato io e Franco Losi, che non si allontana moltissimo da quello che sta accadendo attualmente in tutto il mondo, in cui io vedo quotidianamente persone che girano camminando come degli automi, con la mano destra tesa di fronte a loro con il cellulare in mano, tanto che oramai si può, potrebbe dar vita a una nuova, diciamo, specie umana, l'homo, non so io, l'homo cellularicus. Wired, connesso. Che gira con il cellulare in mano. No, gli esseri che abbiamo immaginato noi invece sono collegati
non attraverso il cellulare, ma attraverso una parte del loro cervello che funziona come una specie di antenna, diciamo, come dire, di collettore di Ghiandola, sottili, eh? una ghiandola, sì, l'abbiamo immaginato come una ghiandola, come un organo nuovo di questi esseri speciali. Esattamente. E quindi poi immaginando questo quindi nuovo mondo, un mondo alternativo che non si allontana però tantissimo dal nostro mondo, no? Effettivamente, immaginando questo mondo nascono una serie, un insieme di nuove regole di convivenza e nasce la possibilità di scrivere una nuova storia, insomma, che potrebbe assomigliare tutto sommato alla storia dei prossimi anni del genere umano. Quindi io trovo che l'importanza di questo libro, scritto bene o scritto male, cioè stia proprio in questo pensiero. Pensare che la nostra vita da oggi in poi sarà connessa, esattamente come questo popolo che ci siamo inventati e che arriva da un altro mondo. Sì, ma forse vale la pena anche di dire che abbiamo cominciato, perché ci siamo ribellati alla visione distopica del futuro. Io non so se voi conoscete un libro, un film, un romanzo di fantascienza che non finisca con l'umanità che si mangia, che si uccide, che si, come dire, fa le cose più crudeli che si sono mai immaginate. Siccome sia Elio che io crediamo che il futuro sia la conseguenza di quello che facciamo oggi, ci sembrava doveroso, come dire, dare una nostra interpretazione, soprattutto legato all'impatto, che è il tema poi di questa riunione, all'impatto del digitale. Noi abbiamo scritto un romanzo ed è assolutamente confermo che se non ci fosse stato Elio non avrei scritto un romanzo, nel senso che io quello che mi sono cimentato a scrivere è stato assolutamente una cosa che era una specie di saggio che avrebbe addormentato chiunque, siccome il nostro scopo era quello invece di condividere il più possibile questa lettura del digitale, che poi cercherò di spiegare. Abbiamo pensato di scriverla in un modo che poi è il modo nostro, è il modo suo, è il modo mio di raccontare le cose, quindi con una certa ironia e soprattutto cercando di mantenere quella leggerezza che è necessaria per affrontare un momento di forte cambiamento e traumatico come quello che stiamo vivendo oggi, perché il mondo non finisce col digitale, è solo una soluzione che abbiamo adottato per risolvere determinati problemi. E posso aggiungere che è stato molto divertente poter scrivere un romanzo di questo tipo perché, come dire, immaginarsi un mondo per descrivere quello attuale dà, come dire, la possibilità di fare delle associazioni poi anche molto dirette a quelle che sono la nostra vita. Infatti, noi raccontiamo di due ragazzi che, tra l'altro, vengono dalla provincia di Pavia, magari io tu mi devi spiegare perché sono dell'Oltrepò pavese, perché sapete l'Oltrepò c'ha una caratteristica che si sa dove comincia ma non si sa dove finisce. L'Oltrepò può essere anche l'America, è l'Oltrepò, capite? Anche Marte è Oltrepò, qualsiasi cosa è Oltrepò. Quindi noi li abbiamo fatti sbarcare questi alieni che si chiamano appunto Wired nell'Oltrepò pavese, che è una zona che si è Elio che io abbiamo frequentato e abbiamo conosciuto. Ecco, mi sembrava giusto Elio dire il presupposto, perché in realtà noi abbiamo fatto cercando appunto di mettere a disposizione quella che è la nostra visione del mondo e in particolare qual è l'impatto digitale. Quindi entriamo un pochettino nell'argomento così quando si collega Vittorio, almeno come dire, possiamo interrompere, altrimenti non interrompiamo nemmeno. Comunque, la visione nostra, la visione che abbiamo cercato di dare al digitale è sostanzialmente la conseguenza di una domanda, e non so se vi è capitato di farvela, ma la domanda è: perché digitale? Perché stiamo usando così tanto digitale? Che cosa ha di magico digitale? Lo stiamo usando per qualsiasi cosa, in qualsiasi settore della nostra vita. È entrato in tutte le attività dell'essere umano. Ecco, a mio parere stiamo usando il digitale perché, così come l'uomo ha sempre cercato di fare, l'uomo, l'essere umano, da quando è comparso su questo pianeta, stiamo cercando di risolvere un problema che ci assilla e che ci assillerà sempre di più. E il problema che ci assilla è che noi viviamo in un sistema finito, ma gli utilizzatori di questo sistema finito continuano ad aumentare. E badate bene,
aumentano in modo quadratico, che non è solo, come dire, un modo molto, come dire, matematico per rappresentare le cose, ma vuol dire che cresce sempre di più e quindi sempre più velocemente. È facile da vedere. Ci abbiamo messo da 2000 anni in più, perché non sappiamo esattamente da quando abbiamo cominciato, per arrivare a 2 miliardi alla fine degli anni 70, oggi siamo 8 miliardi. Il punto diventa, la domanda diventa, cosa faremo quando saremo 40 miliardi, quando saremo 50 miliardi? Qual è la soluzione che l'umanità ha messo in pista per poter risolvere questo problema? Secondo noi, secondo me, il digitale. Il digitale ha una caratteristica che toglie materia. Infatti nel romanzo il nostro protagonista è appunto un wired, dove wired è una metafora sostanzialmente dell'uomo connesso, come diceva Elio, perché i wired hanno sostanzialmente una ghiandola, sostanzialmente alla base della nuca, che gli consente, fa una sorta di interfaccia, è una sorta di interfaccia fra il corpo e il cervello. Sembra fantascienza, ma se vedete cosa sta facendo Neuralink di Musk, sta facendo esattamente questa cosa. Io non credo che i calcolatori, come si diceva negli anni 80, 90, e i computer possano diventare intelligenti come l'uomo, non è vero. Un computer funziona in un modo differente rispetto ad un computer. E poi c'è un fatto sostanziale. Turing in avanti abbiamo cercato di definire l'intelligenza. Con Turing si diceva che se io parlo con una macchina e non mi accorgo che è una macchina, vuol dire che è intelligente. No. Abbiamo cominciato ad estendere, siamo arrivati poi con Kurzweil ai giorni nostri, dove parliamo di singolarità, dove il concetto di intelligenza è molto, come dire, si è molto articolato. Tra le altre cose, per esempio, cosa che è assolutamente ragionevole, un essere intelligente, per poter essere intelligente, deve essere capace di riprodursi. Perché è così importante il fatto della riproduzione. E quindi, per quale ragione? No? Perché nell'intelligenza c'è anche il fatto di sapere, come dire, fare il proprio bene indipendentemente dagli altri, quindi di non essere schiavo di una situazione piuttosto che di un uomo. Per quale ragione gli esseri umani dovrebbero investire una quantità di soldi importanti per costruire una cosa che sappiamo già fare benissimo? Perché noi siamo capaci di fare degli esseri indipendenti e intelligenti, si chiamano figli. Non abbiamo bisogno di macchine per fare questo. Non dobbiamo allocare altre risorse che per noi sono problematiche per fare una cosa che non ci serve. Perché altrimenti non facciamo delle macchine intelligenti, facciamo delle macchine che infatti alla fine o hanno un interruttore di on-off o hanno un comando che ci consente di guidare. Quindi se lo sviluppo che stiamo dando al digitale non è più di sostituire l'essere umano con un essere intelligente ma sintetico, qual è il futuro rispetto appunto alla digitalizzazione dell'essere umano? Secondo me è il fatto che con un'interfaccia al cervello, quindi si riesce, come dire, a mappare il cervello, si riesce ad ottenere, questo lo cito così, ma è scientificamente probabile, si riesce a mappare il cervello, che significa che possiamo dialogare con il nostro cervello. Se questo è possibile anche che noi separiamo, quello che in tanti film viene trattato, se separiamo l'identità dell'essere umano, che è meta-informazione, se volete, no? Non metaverso, meta-informazione. Infatti noi nel nostro libro parliamo di metamondo. Il libro è ormai 10 anni, insomma, quindi questi tipi di ragionamenti li abbiamo fatti nel corso di tutti questi anni. E il metamondo appunto è quella struttura, come dire, digitale al quale siamo chiamati ad andare, perché attraverso l'utilizzo pervasivo del digitale nella nostra vita riusciamo a garantirci quella che è la parola più moderna di tutti, quella che usiamo tutti, la sostenibilità. Senza digitale non c'è sostenibilità. Guardatelo nell'arte, i quadri non si possono spostare. E possiamo usare tutte, come dire, le delicatezze del caso, ma è difficilissimo spostarli adesso, quasi impossibile, in futuro sarà impossibile completamente. È una spesa enorme e tra l'altro non giustificata, come abbiamo cercato di spiegare. Quindi il digitale è sostenibile. Il digitale ci aiuta a risolvere i problemi che ci stanno assillando.
E io quando vuoi intervenire, perché sai che io ho la tendenza di annoiare la platea, quindi se vuoi intervenire... No, quando la... più che annoiare, arriva un punto in cui è impossibile comprendere quello che tu dici, perché pensi a una velocità un po' troppo, diciamo, alta rispetto a noi. Posso solo aggiungere che in questo libro, per chi avrà voglia poi di, diciamo, leggerlo, vengono raccontate delle storie e degli eventi che sono perfettamente congruenti con il mondo che ci siamo inventati, che è quello che ho detto prima, ma la cosa che mi fa abbastanza ridere è che poi sono degli eventi che letti suonano come incredibili, ma diciamo, quando poi vengono paragonati con cose che stanno accadendo intorno a noi, in realtà non sono così incredibili, non sono così impossibili. Quindi mi sono accorto che con questo libro, che noi pensavamo fosse una storia completamente assurda e spinta proprio al limite, anche per il gusto di fare delle cose al limite, che è una cosa che a me piace tanto fare fin da quando ero piccolo, in realtà noi stiamo anticipando un pochino quello che potrebbe accadere nei prossimi anni e che in parte sta già accadendo, come ha detto Franco adesso. Per cui credo che meriti di essere letto. Anche perché... aggiungere di comprensibile. Sì, esatto. Facciamo così, io dico delle cose incomprensibili e lui le spiega. È per questo che siamo in due a scrivere il libro, perché è stato anche difficile scriverlo a quattro mani. Ed è però quello che diceva Elio è molto significativo, perché ci sono delle problematiche che sono scatenate dall'ingresso del digitale nella nostra vita, che sono che andrebbe la pena, come dire, di affrontare, spiegare per esorcizzare. Faccio un esempio. Ai tempi nostri siamo arrivati ad un punto di innovazione, il ciclo di innovazione è diventato più veloce del ciclo di vita. Questo significa che tendenzialmente i nostri figli vivranno più di una vita, perché dovranno ciclicamente riaggiornarsi. Il problema è che tutta la nostra società è basata su tre fasi: sull'educazione, la maturità, il lavoro e poi il ritiro, la pensione. È tutto sbagliato, in avanti non potrà più funzionare così, capite? Noi ci occupiamo di arte e già sull'arte si va a disquisire. Io vorrei passarvi nel modo più pacato, ma anche più sincero possibile, questa affermazione: il digitale non è un'opzione. Chi parla, ma forse i quadri li faremo digitali, ma forse no, ma forse questa cosa sarà digitale, sta perdendo tempo, è già stato deciso che sarà così. Il nostro compito è di renderlo il più facile e il più indolore possibile. Capite? È una scelta che è stata presa e che è in linea con tutte le tematiche che stiamo cercando di affrontare. Il clima, no, le risorse del mondo, il fatto che noi siamo, come dire, mentre aumentiamo siamo sempre più legati dalle stesse problematiche, legate al fatto che certi problemi oggi nel mondo non vengono più risolti, non possono più essere risolti a livello locale. Okay? Quindi noi siamo comandati a convergere, non so come dire, è la nostra ostinazione, anche se volete il nostro egoismo, che ci impedisce di farlo, ma la problematica ragionata porterebbe a questa conclusione in modo molto agevole. Perché? Supponete che Lula adesso, che si è arrabbiato in Bolsonaro, decide di radere al suolo la foresta amazzonica, glielo facciamo fare? E poi noi come respiriamo? Però il Brasile è legittimato nel trattare il proprio territorio come meglio crede. Insomma, si può vedere da qualsiasi... Esatto, la voleva fare Bolsonaro, giusto? Infatti. Se siamo qui ancora oggi è perché in questa lotta tra il bene e il male che ci persegue da quando esistiamo, il bene poi alla fine un po' l'ha sempre spuntata, capite? Perché sennò sarebbe finita. Ed è proprio il tipo di esercizio che dobbiamo fare noi. La tecnologia ci serve per essere preparati ai prossimi eventi. È come se noi fossimo con un grande catino sotto una cascata e non dobbiamo far cadere una goccia, solo che l'acqua continua ad aumentare. Capite che ci vuole
bisogna lavorare per trovare le soluzioni adeguate. Quando abbiamo dovuto guardare gli elettroni per capire quanto andavano veloci o come si comportavano, non è che abbiamo preso un essere umano particolarmente dotato di una vista acuta e l'abbiamo messo ad osservare, come dire, un flusso di luce. Abbiamo costruito una macchina che fosse in grado di... Esattamente, esattamente. Ecco, questo fatto che delle problematiche a livello globale sono tutte tematiche che, spostandoci da un mondo pervaso di materia ad un mondo senza materia, si risolvono. La materia è diventata troppo problematica per gli esseri umani. Ho cercato di spiegarlo prima con la foresta amazzonica, ma si può ritagliare. E se vedete poi tutte le tecnologie, arrivando, come dire, a riflettere sul perché più che sul cosa, perché si continua a parlare del cosa, ma si è perso di vista che cos'è. Io vorrei fare un sondaggio e far rispondere a tutti alla domanda: che cos'è il digitale? Vi garantisco che viene fuori di tutto. Di tutto viene fuori. Questa esperienza poi l'ho maturata parlando di Cinello, che Cinello è solo l'implementazione che abbiamo voluto fare, perché abbiamo voluto dare anche un esempio, oltre che scriverla, l'abbiamo voluto anche realizzare. L'abbiamo realizzata nell'arte perché, come mi ha avuto già modo di dire, sono figlio di un pittore, quindi mi è venuto naturale. Io sono stato educato per fare il pittore, quindi se volete sono stato un feticcio fino a pochi anni fa. Oggi ho messo assieme le due competenze che hanno caratterizzato la nostra vita. E Cinello che cosa fa? Fa esattamente questo, sfrutta digitale, perché digitale aumenta le opportunità. Se voi andate per strada oggi, prendete qualsiasi oggetto, ve lo mettete in tasca, qualcuno lo reclama, questo che cosa vuol dire? Che in questo mondo già tutto è di tutti. E le decine di miliardi di esseri umani che arriveranno su questo pianeta, che cosa gli diamo? Cioè, l'unica opportunità che hanno per possedere qualcosa è toglierle a noi. Mettetela sull'asse del tempo, non funziona. Arriva al futuro distopico al quale noi ci ribelliamo. Se accettiamo questa logica, accettiamo quella conclusione. Dobbiamo ribellarci, ma ribellarci in modo, come dire, civile e consapevole. È per questo che, come dire, l'atteggiamento che ha portato a parlare di digitale, usando una parola bruttissima secondo me, che è virtuale. Ma voi davvero credete che il digitale è virtuale? Cioè è finto? Ma quando andate a pagare con la carta di credito, è finto quello che state facendo? O avete bisogno di mettere ancora le pepite d'oro sul tavolo per farvi dare quello che volete? Cioè, quello che noi stiamo facendo è teniamo le cose che ci interessano e le trasformiamo. Il digitale è solo una trasformazione, non cambia l'essere umano. Noi coi quadri, infatti, per poterla trasformare mantenendo inalterato il valore che diamo agli oggetti e alla nostra esperienza nell'ambito dell'arte, abbiamo dovuto inventare una tecnologia che rende i file unici. Capite? Perché i file non sono unici, noi li abbiamo inventati perché non siano unici. Un file non può essere unico. Ma non è che neanche una copia, sono sempre la stessa cosa. Altrimenti tutte le apparecchiature elettroniche che abbiamo in tasca, dagli smartphone ai PC, non funzionano. Nel momento in cui si dice che sono diversi, non funzionano più. Questa è una lunga storia, questa dell'informatica. E quindi, per affrontare il tema dell'arte nel mondo digitale, abbiamo dovuto creare degli oggetti unici. Se io adesso in questo mondo, questo libro appoggiato qui, ce n'è solo uno, nel mondo digitale ce ne sono miliardi. Come faccio a dire che è questo proprio? Capite? Lo dico se lo rendo unico. E con i quadri abbiamo fatto questo mestiere, perché si capisce da sé che, insomma, l'arte è basata sull'unicità e sulla, come dire, originalità delle cose. Quindi il digitale è una cosa molto seria, è una cosa della quale ci dobbiamo, con la quale dobbiamo far pace, ci dobbiamo, come dire, alleare, dobbiamo comprenderlo. Perché la sensazione in questa fase di trasformazione è che tutte le sicurezze che abbiamo nel mondo materiale si stanno... Immaginate uno scalatore in free climbing che è abituato a fare un certo percorso. Un giorno lo fa e mentre sale gli scompaiono tutti gli appigli, quelli che era abituato ad avere. Quando dicevo che siamo passati da una vita a tre fasi, diciamo, modellata su tre fasi a una,
a una sola. E questo impone dei cambiamenti che sono clamorosi. Tutti quelli che vivono in attesa della pensione, i miei figli, la pensione non ce l'avranno. Ma non è numericamente sostenibile. È una finzione, è il desiderio di averla questa cosa, ma non c'è più. Noi viviamo in un sistema dinamico e complesso che deve continuare a girare. Non si può fermare un ingranaggio senza fermare il tutto. Beh, insomma, ho intrattenuto, vi ho intrattenuto anche a lungo. Saluto Vittorio. Ciao Vittorio. Eccolo. Allora, io saluto tutti. Ubi maior minor cessat. Senti. Oh, là, sei bello. Sono Ciao. stato a vedere. Grazie, ciao Elio, ci vediamo tu. Grazie, Ciao, grazie mille. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma Elio, senti, sono Dimmi. andato a vedere il film fatto da Franco Nero, in cui fa una grande predica al mondo per la riproduzione, i telefonini, e aveva chiamato come interprete di un poliziotto Kevin Spacey, quindi era divertente per questo film tutto moralistico e Kevin con una faccia cattivissima da poliziotto. Insomma, per questo l'ho ritardato, perché mi dispiaceva non vedere il film di Nero regista. Buona Perfetto. continuazione a tutti, grazie. Ciao Elio, Ciao. ciao, ciao ciao. Ok, non credo che Vittorio Sgarbi mi veda, sono il direttore dell'Istituto di Ciao Cultura, Fabio direttore. Pinotti. Buonasera al sottosegretario della Cultura. Abbiamo parlato fino adesso di arte e di cultura nel mondo digitale, con qualche osservazione, non tutte sulla stessa linea, quindi credo che sia una bella cosa sentire l'intervento di Vittorio Sgarbi a proposito di questo argomento degli orizzonti che il mondo digitale apre sia nel movimento dell'arte sia nella creatività. Tra l'altro uno dei quadri che abbiamo sotto nella galleria di Park Avenue viene proprio dalla collezione Sgarbi, la magnifica Artemisia Gentileschi. Le lascio la parola e la lascio colloquiare con l'amico Franco Rosi. Allora, Franco Rosi, tutta Eccolo. la giornata ho incontrato persone che parlavano del digitale, sia per i borghi più belli d'Italia, che essendo 315 borghi, sono anche in molti casi dotati di capolavori di Antoniazzo Romano, di Piero della Francesca, che non possono essere esposti, talvolta sono affreschi, ma potrebbero costituire un ideale museo digitale, e quindi prima istanza questa. Poi è venuta la società che ha fatto in Calabria 1 milione di riproduzioni digitali di monumenti italiani e anche della chiesa dei falegnami di Roma, che ha avuto il soffitto crollato e grazie alle fotografie si è potuto ricostruirlo. Quindi hanno dato anche un'interpretazione virtuosa, non soltanto virtuale, cioè della utilità di una documentazione particolarmente puntuale in 3D che consenta di vedere nella illusione la realtà. La realtà, d'altra parte, è illusione, e gran parte della pittura è illusione, e che l'illusione riprenda o riproduca le opere d'arte è un miracolo di tempi relativamente recenti, degli ultimi 15 anni probabilmente, dopo aver avuto per molto tempo professori di storia dell'arte che ritenevano che fosse meglio parlare con diapositive in bianco e nero, fotografie in bianco e nero, perché più fedeli nel rapporto delle masse, dei volumi, rispetto alle fotografie a colori, alle quadricromie che cominciarono a entrare già negli anni 30-40 e poi si affermarono nel modo più perentorio nei primi anni 60 con i maestri del colore. Per cui improvvisamente quell'arte che era stata per pochi allievi nelle aule con pochi docenti e illustrazioni in bianco e nero è diventata una collana settimanale che veniva venduta e in cui il popolo si riappropriava i maestri del colore attraverso riproduzioni abbastanza fedeli che poi ritornarono qualche anno dopo, 7-10 anni dopo, nei classici dell'arte Rizzoli. L'avventura poi colpì altri 10 anni dopo, circa, cioè nel 82, un grande personaggio emiliano che si chiama Franco Maria Ricci, il
il quale inventò la rivista FMR, che era nella sua intenzione la rivista più bella del mondo e anche quella per la sua capacità di marketing più venduta. Arrivò a stampare quasi 100.000 copie in 3 o 4 edizioni, italiana, francese, americana, e la sua volontà, quando io cominciai a lavorare per lui, era di prendere quei capolavori che avevamo visto nei saggi e nei libri di storia dell'arte, piccoli e in bianco e nero, per farli con fotografie di grande fedeltà riproduttiva e particolari impressionanti. Per cui l'ordine di scuderia era grandi immagini, molte immagini, fedeltà assoluta e testi gradevoli, magari letterari, di scrittori, da Italo Calvino a Umberto Eco, e anch'io che, benché giovanissimo, venivo in qualche modo arruolato per una scrittura abbastanza aerea e ariosa, e raccontando più emozioni che documentazioni e temi legati alla ricerca filologica e diciamo scientifica, come si è cominciato a dire in quegli anni degli studi di storia dell'arte, scientifica, parola particolarmente brutta, ma erano testi relativamente corti e molte immagini. L'impresa di Ricci è stata florida per circa 10 anni, poi lui ha venduto e poi soltanto adesso la vedova Laura Casalis, che ha lavorato con lui per tanti anni, ha ripreso una nuova serie di FMR, ma possiamo dire che la stampa ha in qualche modo raggiunto il suo vertice nel percorso che ho detto, in questo climax dai maestri del colore ai Cerchi dell'Arte di Zoli fino a FMR, nei primi anni 90. E in quel momento, credo, si è cominciato a lavorare con la tecnica in 3D per inventare qualcosa che non fossero libri o riviste consultabili, riproduzioni particolarmente fedeli, che è un raggiungimento che è stato comunque sicuramente suggestivo, ma duplicare quasi la grandezza naturale in 3 dimensioni, ecco il 3D, e affermare quindi la possibilità di moltiplicare ciò che nasce unico, perché la moltiplicazione dell'arte è stata certamente prima di tutto nella incisione, nella litografia, nella xilografia, e poi intorno alla metà dell'Ottocento nella fotografia, che di per sé nasce per essere plurima, per moltiplicarsi, ma l'opera d'arte che nasce unico e nasce come un dipinto, una scultura, un oggetto che ha un'assoluta unicità, non può essere riprodotto se non tradendo la sua vocazione. E quindi si è superata questa barriera del suono, passando dal concetto di riproduzione fotografica, quindi di qualcosa che nasce nella consapevolezza di essere riprodotto, a qualcosa che illude di essere come il dipinto o come la scultura. E quindi una capacità riproduttiva che è stata utile anche per alcune repliche di sculture, alcuni monumenti sono stati replicati, soprattutto quelli in pietra, con molta efficacia, con materiali di resina che hanno consentito in 3D di ricostruire intere aree, a parte i bronzi, di decorazione scultorea. Ma nella pittura è avanzata sempre di più una riproduzione che fosse in grado di restituire anche la materia, lo spessore, la dimensione materiale, non soltanto ideale. L'opera d'arte per Croce è un'intuizione, un'idea, ma è importante anche come è realizzata la materia, per cui l'affresco, la tavola, il bronzo, il marmo. E allora l'idea di riuscire a riprodurre anche la materia. E in questo si è sperimentato attraverso il 3D un mondo che culmina in una, come dire, società che si chiama Factum Arte, la quale ha avuto una particolare affermazione con la Ronda di Notte di Rembrandt e un capolavoro portato da Napoleone al Louvre, che sono Le Nozze di Cana, riprodotto nel refettorio di San Giorgio a Venezia, della Fondazione Cini, sulla parete di fondo, a grandezza naturale, con degli spessori di materia in cui la tela e il colore illudono anche un esperto, cioè non si sente la nostalgia dell'originale. Questa volontà mimetica, non falsaria, ma tale da falsare la visione, cioè la reazione ottica, si è mosso anche l'amico Franco Rosi,
che ha determinato, attraverso un effetto che lui aveva spiegato più elettrico che materiale, una riproduzione. Ricordo un'opera della nostra fondazione che era un Lorenzo Lotto, ma ricordo soprattutto che fece epoca il cesto di frutta di Caravaggio dell'Ambrosiana, e poi in tempi più recenti un dialogo con gli Uffizi per un'altra riproduzione che è stata poi... Qual era l'opera? Quella degli Uffizi era... Gli Uffizi era... Tondodoni. Il Tondodoni, ecco appunto, con un'efficacia... Anche lì il tema era quello illusionistico, ma con l'intenzione di stabilire non una replica o due repliche faticosamente derivate in modo quasi artigianale nella materia, nella tela, nel colore, con effetti illusori tali da ingannare l'occhio, ma invece in una serie che si può riprodurre, credo, in numeri molto ampi, e quindi ha determinato un rapporto di produzione, di riproduzione del Tondodoni, che è stato messo in circolazione, determinando anche una polemica di cui non conosco, non ricordo bene gli attori, ma ricordo che a un certo punto il Ministero stabilì come un'interruzione del rapporto di riproduzione per evitare che lo Stato non avesse quanto sarebbe stato giusto. Però certamente si tratta di un'altra strada che è stata descritta e in cui immagino si faccia riferimento anche al dipinto di Artemisia che è stato riprodotto, che è una riproduzione che non intende ingannare, nel senso di avere una materia, un effetto di colore invece che di fotografia che sia identico all'originale, che quindi è un'operazione che può servire per non far rimpiangere un'opera rubata, come nel caso per esempio del dipinto di Caravaggio rubato dalla storia di Palermo, o di avere un'opera che è stata portata via ed è in un altro luogo, viene ricollocata come le nozze di Cana nel luogo originale. Qui c'è un'intenzione più di appartenenza dell'opera a una dimensione concettuale, per cui tu hai in un numero credo limitato, si può stabilire quante possono, tiratura può essere fatta, quante cose possono essere derivate, diventi titolare di un Tondodoni che è soltanto tuo, che non è quello e neanche illude di essere quello, ma che guardi con la stessa emozione non guardi quello. Quindi il tema è sempre quello della illusione. Ricordo che nella pittura antica talvolta ricorre, in particolare in Carpaccio, una parola che sembra poter essere quasi il logo di questa impresa, che non è Pinxit, quindi Victor Carpatius Pinxit, ma è Finxit, con la F, come dire è finzione. Questo che vedete sembra la realtà, sembra Sant'Orsola che arriva in Bretagna, ma invece è una riproduzione, e questa riproduzione ha un significato tale da essere finzione, come tutta l'arte è. Se nessuna parola indica di più la realtà dell'arte, che non è dipingere qualcosa come invenzione, ma è fingere qualcosa. E l'opera che più di tutte è adatta a questa dimensione non è quella di Carpaccio, che comunque ha una dimensione onirica, ma è quella di Caravaggio, che è il vero e proprio inventore della fotografia, cioè lui finge la realtà. Quando Saulo cade da cavallo, sembra di vederlo in quel momento come se fosse fotografato mentre cade, ed è quello il momento. Quindi la finzione è il colpo di scena, il colpo di teatro della pittura caravaggesca e di Caravaggio. Arrivato a Caravaggio dopo Carpaccio, abbiamo idea allora che la riproduzione di un'opera d'arte sia la finzione della realtà, ma anche l'opera d'arte è la finzione della realtà. Quindi l'emozione che tu provi vedendo un'opera di Rosi è quella di essere proprietario del Tondodoni nella sua natura concettuale, non fisica, non materiale. Non è la materialità e la fattualità, cioè la concretezza fisica dell'opera, come nel caso di Factum Arte, qualcosa che ti illude di essere davanti all'originale, ma qualcosa che ti dice subito: non sono l'originale, sono altro, ma porto gli stessi valori. E quindi tu hai una riproduzione fedelissima nei colori, ma non nella materia, in una dimensione che è più l'idea, il concetto, che non la realtà. Quindi è la finzione che si dichiara tale. Ecco, credo che questa sia la differenza dei sistemi riproduttivi in 3D tra il metodo
di Rosi e il metodo invece di Fact Marte. Ma per quello che riguarda, io non l'ho presente in questo momento, ricordo bene la riproduzione del nostro Lorenzo Lotto, il Ludovico Grazioli, che fu esposta, mi pare, alla Borsa di Milano ed era in questo ordine di metodo riproduttivo, ma il dipinto di Artemisia è l'opera più caravaggesca che io conosco. I caravaggeschi sono tanti, hanno seguito Caravaggio, lo hanno imitato, lo hanno riprodotto, lo hanno finto, lo hanno copiato. Alcune sono derivazioni volutamente, a partire da Ribera, ispirate al modello caravaggesco. Ma la più caravaggesca di tutte, per umore, per sentimento, per emozione, è Artemisia, che in una certa fase, e in particolare nella Cleopatra di cui stiamo parlando, che non so, potete vedere, ma vedrete poi andando all'esposizione, fa sentire nella sua dimensione fisica la perdita di quello che era il suo bene, che era la bellezza. Una bellezza che lentamente fiorisce e che la induce a uccidersi. Quindi la morte di Cleopatra è il modo per sfuggire al tempo. E quando la vediamo con queste cosce grosse, con queste braccia grosse, sentiamo che la bellezza si è trasformata in qualcosa di diverso e senti quasi l'odore del suo corpo. Ecco, quella mimesi, soltanto di Caravaggio, di Artemisia, è la capacità di far sentire tutti i sensi, non solo quelli visibili. Allora, questo ci porta alla conclusione che una riproduzione fatta con questa tecnica non intende ingannarti, ma intende farti sentire dell'opera il concetto, lo spirito. E lo spirito dell'opera di Artemisia è coinvolgere i sensi, non solo il senso visivo, cioè quello che tu vedi di lei, la sua faccia, la sua smorfia, il suo dolore, il morire che lei ci mette in scena in quel momento, ma anche sentire l'odore, sentire il luogo dove lei si muove. Ecco, tutto questo non ha bisogno di una riproduzione meccanica che sembra una copia e che quindi trasformi la fotografia da concetto, com'è, e il concetto dell'immagine, a una copia come quella di un pittore che vuole fingere l'originale, ma mantiene il principio stesso della fotografia, che è quello del concetto che l'artista esprime. E quindi io credo che le immagini che avete visto, la tecnica che avete visto, ci consentono e consentono a chi si mette in rapporto con queste opere di evitare il museo e entrare in uno spazio in cui tu dell'autore capisci lo spirito, l'anima, non la condizione materiale, non il corpo ma l'anima. E quindi un museo virtuale o una riproduzione in qualche modo legata a questa tecnica ti toglie dall'inganno e ti porta davanti alla realtà, cioè è più reale quella riproduzione e quindi la possibilità di vederla essendo consapevoli che non sei davanti all'originale ma davanti al suo spirito, che si capisce il tema della finzione, il finsit di cui parlavo prima. Quindi da questo punto di vista io non ho visto, non ho in mente questa riproduzione, ma mi sembra che essa indichi una strada che è una strada sofisticata, quasi filosofica, cioè quella di non pensare di fare una copia, di fare una fotografia che non sembra una fotografia, ma di mantenere l'effetto fotografico della duplicazione, anche con l'effetto, diciamo, luminoso, della luce che dà una luce diversa, che è una luce di un pensiero rispetto alla luce della pittura. Ecco, io credo che questo possa essere ciò che io ho interpretato vedendo le duplicazioni, vedendo la riproduzione digitale in 3D delle opere d'arte che a partire dal cesto di frutta di Caravaggio ho visto del figlio di un grande pittore che voglio qua ricordare, che è Cinello, pittore di Piacenza, a cui ho dedicato una mostra al Palazzo Galli voluta dal compianto Forza Fogliani, che credo fosse amico anche di Rosi, che aveva una grande passione per i pittori piacentini del secondo Novecento, per i quali c'è distinto il padre di Franco Rosi. Questa è stata la sua impresa, raccontare il sogno, l'impresa di suo padre. Il nostro Franco è invece inteso far diventare chiunque proprietario simbolico dei grandi capolavori, come se potessero passare al museo, alla sua casa, entrando in quella casa, farti sentire l'essenza di Michelangelo, l'essenza di Caravaggio, l'essenza di Lorenzo Lotto. Perché in fondo le opere d'arte sono più anima che corpo, sono più essenza che fisicità. E credo che sia questo il motivo della scelta di questa tecnica,
cui siete venuti a parlare in questa occasione. Grazie, dottor. Posso solo aggiungere sull'ultima parte, perché a me piace rappresentarla così, Vittorio, visto che sto mettendo assieme anche la parte di educazione che ho ricevuto da piccolo da papà per fare il pittore da grande. E io ho imparato che gli artisti usano la materia per esprimermi. Mio padre era maniacale, toccava qualsiasi materiale, voleva capire come lo poteva manipolare, eccetera, eccetera, perché aveva bisogno per esprimersi. Ecco, quello che fa Cinello sostanzialmente si può vedere anche da questo punto di vista. Noi teniamo l'espressione e togliamo la materia, in buona sostanza, ma l'espressione è assolutamente intatta, anche perché siamo molto rigorosi nel mantenere esattamente il lavoro come è stato pensato e realizzato dall'artista, e sappiamo questa che è la cosa più importante di tutti. E io credo che con questo riusciremo magari a fare delle grandi cose, ma ne parleremo nei momenti successivi. Intanto ringrazio molto Vittorio, grazie per le belle parole per papà. So che sei stato e sei un estimatore, e siccome mio padre era, come l'hai definito tu, il pittore del sogno, Cinello è figlio di un sogno, è il figlio del sogno di poter fare qualcosa per l'arte, a favore dell'arte, in modo tale che possa essere usufruita. Perché una cosa che posso dire come esperienza personale è che l'arte può cambiare le persone, ma bisogna viverci nell'arte. Si mangia nell'arte, si dorme nell'arte, si respira nell'arte. Ecco, col digitale questo sarà possibile estenderlo non solo ai pochi privilegiati, ma a tutti quelli che lo vorranno fare, nella speranza di creare un mondo migliore. Grazie a tutti. Grazie Vittorio. Grazie a voi. Grazie al direttore. Grazie. Grazie sottosegretario. L'hanno portato, tra l'altro, nella seconda parte dell'anno noi porteremo a New York una mostra dedicata a Padova, Urbs Picta, dove ci saranno opere originali, ma ci sarà anche una ricostruzione immersiva e digitale della Cappella degli Scrovegni. Quindi uniremo le due cose. Noi in questo momento abbiamo riprodotto, sia pure con qualche limite, uno spazio fisico diverso da quello della Cappella, la Cappella degli Scrovegni al Marta di Rovereto, dove ho voluto la mostra curata da Alessandra Tiddia su Giotto nel Novecento, una mostra, ecco, che merita di essere vista. E proprio oggi abbiamo fatto una riunione, che è un'assoluta novità, adesso il primo annuncio, per immaginare di portare in America una mostra che apriremo, spero, in giugno a Capri, nella Certosa, sui magnifici sette, i pittori italiani che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo, l'ultimo tempo di Morandi, poi Burri, Fontana, Manzoni, Gnoli, Schifano e Boetti, e pensavamo di portare questa mostra, dopo averla fatta alla Certosa di Capri, anche a New York, per cui avremo modo di parlare nei, certo, prossimi giorni anche con il nostro consigliere diplomatico per valutare queste opportunità, per cui sono felice di ogni cosa che ci arriva da New York e anche della dimensione italiana di New York, dell'amore per l'Italia che lì è documentato da quelli che i capolavori di cui stiamo parlando in questo momento. Grazie per la magnifica lezione comunque che dai maestri del colore è arrivato fino a oggi. Veramente uno spaccato dell'Italia che ama l'arte del Novecento. Grazie, e grazie a tutti voi per essere stati qui questo pomeriggio. È stato un pomeriggio splendido. La mostra è aperta al piano terra e credo che tutti abbiamo voglia di rivedere le opere di cui abbiamo parlato fino adesso. Buona serata. Grazie.